Qualora vi dovesse sconfinferare questo tipo di gioco, definito come unico vero RPG stile PC trasportato su mobile, unico vero RPG stile PC trasportato su mobile, unico vero RPG stile PC trasportato su mobile, vero RPG stile PC trasportato su mobile. Come? Unico gioco PC GDR trasportato per mobile? Cazzo, l'avete giocato Raid Shadow of Legend? È un cazzo di gioco d'accesso, un RPG d'accesso! E poi, è l'unico RPG per PC trasportato per mobile! E che cosa sono? Quelli trasportati dalla Beam Dog! Icewind Tail! Planetscape Torment! Neverwinter Nights! Baldur's Gate e Baldur's Gate 2! Su Android, trasportati su Android, che cosa sono? La merda in confronto a Raid Shadow Legend. Che cosa volete dirmi? Ragazzi, se non sapete di che sono questi titoli, vi dico solo che sono la storia del GDR per PC occidentale. Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, dovete giocarli per forza, seguiti da Neverwinter Nights della BioWare. E poi anche Planetscape Torment e Icewind Tail, che non sono da meno. E per giunta ora stanno sviluppando anche Siege of Dragonspear, che è un'espansione di Baldur's Gate. Cioè, su Android, da anni, ormai c'è il meglio del GDR PC che è mai stato creato. Anzi, come ho detto in un video tempo fa, sono anche delle conversioni, dei porting fatti bene. Quindi sentire questa frase mi fa venire un colpo al cuore. Mi fa star male dentro. Far passare un gioco come Raid Shadow Legend come il migliore RPG mobile, quando su mobile ormai abbiamo il meglio del GDR isometrico per PC che sia mai stato creato fino ad oggi. E abbiamo anche poi, se vogliamo, senso lato, anche i giochi PC. Sappiamo che di recente su Steam sono approdati tutti i giochi della ex Squaresoft. Significa anche parlare male dei titoli giapponesi come YS, ma anche tutti i Final Fantasy. Reputarlo superiore a tutti i Final Fantasy, a Chrono Trigger e qualsiasi altro titolo Squaresoft portato su Android. Questo non mi sta bene. Non mi sta bene. Prima o poi vi tratterò giochi di ruolo come Dio comanda e vi spiegherò cosa sono giochi di ruolo e cosa non sono. Raid Shadow Legend essenzialmente non è un vero gioco di ruolo, ma è semplicemente un gioco d'accesso con delle meccaniche da gioco di ruolo, ovvero ci sono dei champion, delle arene da in cui andare a combattere, non c'è una vera storia. Addirittura potete fare i raid, per l'appunto Raid Shadow Legend, con le vostre leggende. Potete fare i raid contro altre persone, quindi è una specie di MOBA, una specie di Clash of Clans, Clash Royale. Come si fa a paragonare un Raid Shadow Legend a titoli come Baldur's Gate o come Final Fantasy? Ma voi creatori non vi vergognate, non vi vergognate di sputare in faccia sui titoli videoludici classici grazie al quale ora voi mangiate con questa porcata di gioco? E io lo adoro Raid Shadow Legend, io ci gioco, ma non mi potete dire che è il miglior gioco PC trasportato per Android. Per favore, non lo voglio più sentire. Chiunque si trova a fare questa marchetta, vi prego, dite ai creatori che non avete più il coraggio di dire questa frase. Veramente, veramente, ve ne prego.